Studio a Roma. Grazie Giuseppe Solinas. E per le relazioni che vanno migliorando, il disgelo diplomatico tra Cuba e Stati Uniti, c'è un altro paese invece che è ai ferri corti con gli Stati Uniti, che è il Venezuela. Sapete che ci sono state delle sanzioni proprio ultimamente da parte di Washington verso Caracas. Il Venezuela sta vivendo una profonda crisi politica ma anche una crisi economica. Il governo di Nicolás Maduro sta usando il pugno duro contro le opposizioni che chiedono un esecutivo di transizione. È sempre più difficile anche la situazione dei diritti umani. Oggi in un sit-in a Roma i venezuelani in Italia hanno chiesto di rompere il silenzio sui manifestanti uccisi, sugli oppositori incarcerati, come il sindaco di Caracas, Antonio Ledesma. Stasera con noi c'è sua figlia, Vanessa, benvenuta. Grazie per l'invito. E c'è anche la giornalista venezuelana Marinellis Tremamunno. Grazie. Benvenuta Marinellis. Vanessa Ledesma, suo padre è stato prelevato tempo fa mentre era al lavoro in ufficio da 100 uomini della polizia. Qual è l'accusa contro suo padre? Dov'è suo padre adesso? Come sta suo padre? Sì, oggi sono già 21 giorni dal giorno che l'hanno preso del suo ufficio. Lo hanno preso perché, secondo il governo, lui ha tentato di fare un colpo di Stato contro il governo, attentando contro la pace di Venezuela, cosa che è completamente falsa, non c'è nessuna prova. Lui ha fatto soltanto un manifesto chiedendo un governo di transizione un mese fa. Questo manifesto è stato pubblico, è stato fatto con due altre delle leader dell'opposizione, Maria Corina Machado e Leopoldo López. Leopoldo López è già di un anno anche lui in galera, aspettando ancora un processo giusto, perché tutte le settimane, tutti i mesi rimangono. No? Suo padre come sta? Lei lo ha visto? Che notizie avete di lui? Purtroppo non ho potuto vederlo, sono qua in Italia da quando già lo hanno preso, non ho potuto neanche parlare con lui, quanto lui è in carcere. Tutte le notizie che ho sono attraverso sua moglie, Mizzi, e mio fratello e mie sorelle che sono là. Mi dicono che sta bene, è molto forte, molto deciso. Lui ha molta fede, molta speranza di che tutto questo finirà fra poco. E lui dice che questo sacrificio valdrà la pena. Voi questa mattina avete manifestato appunto a Roma, abbiamo visto le immagini di suo padre, questi volantini, ecco, però avete manifestato anche per altre persone, per esempio, che sono scese in piazza lì a Caracas, la città che governava suo padre, ci sono stati dei morti anche. Sono manifestazioni che vanno avanti da due anni ormai, non è una cosa... Sì, non è una cosa da due settimane fa, queste manifestazioni sono... Si hanno portato avanti da più di 15 anni, da quando questo governo, questo regime, si è instaurato in Venezuela. E due settimane fa è morto questo bambino di 14 anni e come lui ogni giorno, anche in manifestazione, anche per strada, muoiono delle persone innocenti. Soltanto anche per manifestare il disapprovo, il discontento che c'è nel paese. Marinellis Tremamunno, il governo di Maduro, eletto, presidente eletto democraticamente nel 2013, se non sbaglio, dopo che è successo appunto a Chavez, ha avuto molti problemi, soprattutto per quello che riguarda l'economia del Venezuela. L'inflazione è al 60% e la gente scende in piazza anche perché è diventato quasi impossibile vivere. Convivere con quella criminalità nelle strade, sono tantissime le giovani donne uccise, per esempio, ricordo c'è stata anche una miss venezuelana, no? Brava. È anche per questo tipo di diritti ad una vita normale, tranquilla, che manifesta la gente? Sì, evidentemente la situazione del Venezuela non si può più sopportare, è una situazione anche assurda che non si riesce a capire se non sei lì sul posto.
i venezuelani stanno soffrendo una crisi economica e sociale incredibile. È un paese che è ricco, che è pieno di risorse, di petrolio, di tante risorse importanti, quindi ci troviamo in una situazione con una criminalità fuori controllo, dove c'è praticamente un coprifuoco spontaneo appena se ne va il sole, quindi dalle 6 pomeriggio le persone non possono girare più per strada perché ti uccidono per un paio di scarpe, per un orologio, una cosa pazzesca. E in più non si trova da mangiare, ci sono persone che devono fare file per 4-5 ore, una cosa incredibile, che non puoi neanche andare al supermercato liberamente, devi andare il giorno che tocca secondo il numero della tua carta d'identità. Una cosa incredibile, che io penso che in Italia succede una cosa del genere e le persone sicuramente scendono pure in piazza. Quindi ci troviamo in una crisi economica e sociale fuori controllo, in più con un governo che non riesce a risolvere, a dare risposte a tutti questi problemi, e la risposta che abbiamo è una repressione per tentare di contenere le manifestazioni. Voi avete parlato durante la manifestazione di una risoluzione 8610, che cos'è? Ok, è importantissimo denunciare che a gennaio il governo di Nicolás Maduro ha fatto questa risoluzione 8610, che permette l'utilizzo delle armi da parte della polizia nelle manifestazioni. È una cosa che è anche contro qualsiasi tipo di accordo dei diritti umani universali, quindi che vuol dire che la polizia può usare le armi da fuoco contro i manifestanti anche pacifici, quindi non puoi scendere in piazza a dire come la pensi, perché la polizia semplicemente ti può uccidere. E, è successo 2 settimane fa con un ragazzino di 14 anni che ha ricevuto uno sparo in testa. E poi quando senti l'ambasciatore alla OEA, all'Organizzazione degli Stati Americani, dire che sparare in testa a un oppositore passa il proiettile e suona pure vuoto, un ambasciatore venezuelano dicendo una cosa del genere, è veramente incredibile. Chi è che scende in piazza a manifestare? È il ceto medio, non sono i più poveri. I più poveri sono quelli che invece sono stati aiutati da, non dalle, è vero, questa situazione la soffrono tutti, anche i poveri. E adesso non ci sono gli scontri che sono stati l'anno scorso perché le persone hanno paura. Dobbiamo ricordare che da febbraio del 2014 in Venezuela sono state arrestate più di 3.000 persone. Sono morte più di 50 persone. Brava. Pure sono cifre che sono state confermate da Amnesty, che ha fatto un rapporto molto forte durante sulla situazione. Gli scontri in piazza, sì. Sono morte durante le manifestazioni. Sì, durante le manifestazioni e anche dopo, quando ci sono state qualche manifestazione, diciamo, che ancora magari rimanevano, comunque si sono registrate altre situazioni irregolari, quindi Amnesty ha fatto un rapporto molto forte chiedendo o denunciando la situazione di violazione dei diritti umani in Venezuela. E poi in più devo approfittare che le sanzioni degli Stati Uniti sono contro i funzionari del venezuelano. Lo spieghiamo bene. Allora, okay. Che cosa è successo? È successo che Washington ha emesso delle sanzioni nei confronti di 7 dirigenti del governo venezuelano, tra cui c'è il capo dell'intelligence, per esempio, c'è un pubblico ministero, c'è il capo della polizia. Queste sanzioni in realtà però che cosa sono? Sono la negazione del visto. La Brava. Cancellazione del visto di entrata negli Stati Uniti e un eventuale congelamento di beni invece vanno in territorio statunitense. Questa cosa, questa azione da parte di Washington come reazione ha avuto la richiesta al governo da parte del presidente Maduro di poteri speciali. Sì, sì, sì. Queste poteri, queste sanzioni sono state solo per questi funzionari che hanno violato i diritti umani. C'è la fiscal che ha il processo di mio padre. E lì, fra quelli 7 funzionari che sono, lei è stata sanzionata. E poi Nicolás Maduro adesso ha chiesto una legge per poter combattere contro la guerra americana che vuole... Il golpe americano. Suo padre è stato accusato di... Mio padre è stato accusato di un golpe. Sì, di tentare di fare colpo di Stato con l'aiuto degli Stati Uniti.
Vi ringrazio, grazie, okay, grazie Vanessa Ledesma, grazie, grazie. Marina Alessi Mammunno, in bocca al lupo. Grazie. E noi ci colleghiamo subito invece con Palazzo Chigi, dove sta